Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì a mezzogiorno oppure dopo, quando vuoi e dove vuoi puoi ascoltare la lettura della parola di Dio. Noi siamo arrivati nel libro dei Giudici e siamo davvero contenti per il progresso, per l'impegno e per la tua partecipazione. Mi raccomando, metti un like, condividi, ascolta la lettura della parola di Dio, leggiamo la parola di Dio insieme. Lascia questa parola parlare profondamente al tuo cuore. Durante questa giornata noi leggeremo la parola di Dio, capitolo 2 dei Giudici, a partire dal versetto di numero 16 e continueremo fino al capitolo 4, versetto 24. Quindi leggiamo la parola del Signore, libro dei Giudici, capitolo 2, versetto 16. Il Signore allora fece sorgere dei giudici che li liberavano dalle mani di quelli che li spogliavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, anzi si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via percorsa dai loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti del Signore. Ma essi non fecero così. Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con i giudici e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita dei giudici, poiché il Signore aveva compassione dei loro gemiti a causa di quelli che li opprimevano e angariavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, andavano dietro ad altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro. Non rinunziavano affatto alle loro pratiche e alla loro caparbia condotta. Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele. Ed egli disse, poiché questa nazione ha violato il patto che avevo stabilito con i loro padri ed essi non hanno ubbidito alla mia voce, anch'io non scaccerò più davanti a loro nessuna delle nazioni che Giosuè lasciò quando morì. Così per mezzo di esse metterò alla prova Israele per vedere se atterranno alla via del Signore e cammineranno per essa come fecero i loro padri o no. Il Signore lasciò stare quelle nazioni senza affrettarsi a scacciarle e non li diede nelle mani di Giosuè. Capitolo 3, Libro dei Giudici. Questi sono i popoli che il Signore lasciò stare per mettere alla prova per mezzo di essi Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figli di Israele conoscessero e imparassero la guerra, quelli perlomeno che non l'avevano mai vista prima. Questi popoli erano i cinque principi dei Filistei, tutti i Cananei, i Sidoni e gli Ivei che abitavano la montagna del Libano, dal monte Baal Ermon fino all'ingresso di Kamat. Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova per vedere se Israele avrebbe ubbidito ai comandamenti che il Signore aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. Così i figli di Israele abitarono in mezzo ai Cananei, agli Ititi, agli Amorei, ai Ferisei, agli Ivei e ai Gibosei. Sposarono le loro figlie, diedero le loro proprie figlie come spose ai loro figli e servirono i loro dei. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore, dimenticarono il Signore, il loro Dio, e servirono gli idoli di Baal e di Astarte. Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele ed egli li diede nelle mani di Cusan-Risataim, re di Mesopotamia, e i figli di Israele furono servi di Cusan-Risataim per 8 anni. Poi i figli di Israele gridarono al Signore e il Signore fece sorgere per loro un liberatore. Otniel, figlio di Kenas, fratello minore di Caleb, ed egli li liberò.
Lo Spirito del Signore venne su di lui ed egli fu giudice di Israele. Uscì a combattere e il Signore gli diede nelle mani di Cusan Risataim, re di Mesopotamia, e la sua mano fu potente contro Cusan Risataim. Il paese ebbe pace per 40 anni, poi Otniel, figlio di Kenaz, morì. I figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Così il Signore fece forte Eglon, re di Moab, contro Israele, perché essi avevano fatto ciò che è male agli occhi del Signore. Eglon radunò intorno a sé i figli di Ammon e Amalek, poi marciò contro Israele, lo sconfisse e si impadronì della città delle palme. I figli di Israele furono servi di Eglon, re di Moab, per 18 anni. I figli di Israele gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro un liberatore, Ehud, figlio di Gera Beniamita, che era mancino. I figli di Israele mandarono per mezzo di lui un regalo a Eglon, re di Moab. Ehud si fece una spada a due tagli, lunga un cubito, e la cinse sotto la sua veste al fianco destro. Quindi offrì in regalo a Eglon, re di Moab, che era un uomo molto grasso. Quando ebbe finito la presentazione del regalo, rimandò la gente che l'aveva portato. Ma egli, giunto agli idoli che sono presso a Gilgal, tornò indietro e disse: «O re, io ho qualcosa da dirti in segreto». Il re disse: «Silenzio». Tutti quelli che gli stavano intorno uscirono. Allora Ehud si avvicinò al re che stava seduto nella sala di sopra, riservata a lui solo, per prendervi il fresco, e gli disse: «Ho una parola da dirti da parte di Dio». Eglon si alzò dal suo seggio ed Ehud stese la mano sinistra, prese la spada dal suo fianco destro e gliela piantò nel ventre. Anche l'elsa entrò dopo l'amma e il grasso si rinchiuse attorno alla lama, poiché egli non ritirò dal ventre la spada che egli gli usciva da dietro. Poi Ehud uscì nel portico, chiuse le porte della sala di sopra e mise il chiavistello. Quando fu uscito, vennero i servi quali guardarono ed ecco che le porte della sala di sopra erano chiuse con il chiavistello e dissero: «Certo, egli fa i suoi bisogni nello stanzino della sala fresca». Tanto aspettarono che ne furono preoccupati, e poiché il re non apriva le porte della sala, quelli presero la chiave, aprirono ed ecco che il loro signore era steso per terra morto. Mentre essi indugiavano, Ehud si diede alla fuga, passò oltre gli idoli e si mise in salvo a Seira. Quando fu arrivato, suonò la tromba nella regione montuosa di Efraim e i figli di Israele scesero con lui dalla regione montuosa ed egli si mise alla loro testa. Disse loro: «Seguitemi, perché il Signore vi ha dato nelle mani i Moabiti, vostri nemici». Quelli scesero dietro a lui, si impadronirono dei guadi del Giordano per impedire il passaggio ai Moabiti e non lasciarono passare nessuno. In quel tempo sconfissero circa 10.000 Moabiti, tutti robusti e valorosi. Non ne scampò neppure uno. Così in quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano di Israele e il paese ebbe pace per 80 anni. Dopo Ehud venne Samgar, figlio di Anat. Egli sconfisse 600 filistei con un pugnolo da bue, anche egli liberò Israele. Giudici capitolo 4. Morto Ehud e i figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Il Signore li diede nelle mani di Jabin, re di Canaan, che regnava ad Hazor. Il capo del suo esercito era Sisera, che abitava ad Aroset Goim. I figli di Israele gridarono al Signore perché Jabin
aveva 900 carri di ferro e già aveva 20 anni opprimeva, già da 20 anni opprimeva con violenza i figli di Israele. In quel tempo era giudice di Israele una profetessa Debora, moglie di Lappidot. Lei sedeva sotto la palma di Debora fra Rama e Betel, nella regione montuosa di Efraim, e i figli di Israele salivano da lei per le controversie giudiziarie. Debora mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Cades di Neftali, e gli disse: «Il Signore Dio di Israele non ti ha forse dato quest'ordine? Va, raduna sul monte Tabor e prendi con te 10.000 uomini dei figli di Neftali e dei figli di Zabulon. Io attirerò verso di te al torrente Chison, Sisera, capo dell'esercito di Iabin, con i suoi carri e la sua numerosa gente, e lo darò nelle tue mani». Barak le rispose: «Se vieni con me andrò, ma se non vieni con me non andrò». Debora disse: «Certamente verrò con te, però la via per cui cammini non ti porterà onori, perché il Signore darà Sisera in mano a una donna». E Debora si alzò e andò con Barak a Cades. Barak convocò Zabulon e Neftali a Cades. 10.000 uomini si misero al suo seguito e Debora salì con lui. Ora, Eber, il Keneo, si era separato dai Kenei, discendenti di Obab, suocero di Mosè, e aveva piantato le sue tende fino al quercetto di Saanaim, che è vicino a Cades. Fu riferito a Sisera che Barak, figlio di Abinoam, era salito sul monte Tabor. Sisera adunò tutti i suoi carri, 900 carri di ferro, e tutta la sua gente che era con lui, da Aro, Set Goim, fino al torrente Chison. Allora Debora disse a Barak: «Alzati, poiché questo è il giorno in cui il Signore ha dato Sisera nelle tue mani. Il Signore non va forse davanti a te?» Allora Barak scese dal monte Tabor, seguito da 10.000 uomini. Il Signore mise in rota davanti a Barak Sisera con tutti i suoi carri e con tutto il suo esercito, che fu passato al filo di spada, e Sisera, scesero dal carro, si diede alla fuga a piedi. Ma Barak inseguì i carri e l'esercito fino a Aroset Goim, e tutto l'esercito di Sisera cade sotto i colpi della spada e non scampò neppure un uomo. Sisera fuggì a piedi verso la tenda di Iael, moglie di Eber, il Keneo, perché vi era pace fra Iabin, il re di Azor, e la casa di Eber, il Keneo. Iael uscì incontro a Sisera e gli disse: «Entra, mio signore, entra da me, non temere». Egli entrò da lei nella sua tenda e lei lo coprì con una coperta. Egli gli disse: «Ti prego, dammi un po' d'acqua da bere, perché ho sete». Quella, aperto l'oltre del latte, gli diede da bere e lo coprì. Egli disse: «Statene all'ingresso della tenda, forse qualcuno verrà a interrogarti e ti chiederà: c'è qualcuno qui dentro? Tu risponderai di no». Allora Iael, moglie di Eber, prese un piolo della tenda e un martello, andò piano piano da lui e gli piantò il piolo nella tempia, tanto che esso penetrò in terra. Egli era profondamente addormentato e sfinito e morì. Mentre Barak inseguiva Sisera, Iael uscì a incontrarlo e gli disse: «Vieni e ti mostrerò l'uomo che cerchi». Egli entrò da lei, ecco, Sisera era steso morto con il piolo nella tempia. Quel giorno Dio umiliò Iabin, re di Canaan, davanti ai figli di Israele. La mano dei figli di Israele si fece sempre più pesante su Iabin, re di Canaan, finché l'ebbero annientato. Parola del nostro Signore. Quindi noi abbiamo letto oggi a Giudici capitolo 2 dal versetto 16 fino al capitolo 4, l'ultimo versetto. Io ti aspetto domani, quando noi continueremo a leggere la parola del Signore,
e sarà sicuramente un tempo benedetto, perché noi possiamo ascoltare la parola di Dio e lasciare che questa parola possa entrare nel nostro cuore. Come vedete, il popolo di Israele si stava allontanando da Dio. La misericordia di Dio si faceva presente quando il popolo si ravvedeva, ma loro purtroppo dopo cadevano di nuovo nell'errore. Dio perdona, ma io non posso prendere Dio in giro. Devo camminare con Lui, santificare la mia vita. Quindi che il libro dei Giudici ci possa insegnare cosa fare, ma anche cosa non fare. Io ti aspetto domani, un forte abbraccio, un santo bacio nel nome di Gesù.